E teniamo a portata di mano, se li abbiamo, due mattoncini yoga oppure vanno benissimo dei libri, ma se non abbiamo niente non è un problema, possiamo fare lo stesso la nostra lezione. Iniziamo seduti con le gambe incrociate, la schiena dritta, ruotiamo le spalle indietro, poggiamo le mani sulle ginocchia, iniziamo a chiudere gli occhi e a portare la nostra attenzione al respiro. Osserviamo il nostro respiro senza modificarlo. Sentiamo l'aria che entra e l'aria che esce. Inspiriamo ed espiriamo sempre dal naso. Lasciamo andare ogni pensiero, se qualche pensiero arriva, riportiamo la nostra attenzione al respiro. Portiamo le mani in preghiera davanti al petto, strofiniamo tra loro i palmi delle mani. Riportiamo gli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, ci accarezziamo il corpo e andiamo ad aprire gli occhi sui palmi delle mani. Adesso da qui manteniamo le mani sulle ginocchia e iniziamo a portare l'orecchio destro vicino alla spalla destra. Le spalle rimangono basse, rilassate, lontane dall'orecchio, cerchiamo soltanto di avvicinare l'orecchio alla spalla. Da qui inspiro, vado indietro. Porto l'orecchio sinistro verso l'orecchio, la spalla sinistra, espirando vado a portare il mento verso lo sterno e ripeto, inspiro, orecchio destro, spalla destra, vado indietro, orecchio sinistro, spalla sinistra, espirando porto il mento in avanti. Ancora, facciamo sempre questo movimento lentamente, controllato dal nostro respiro, possiamo stare con gli occhi chiusi, cercare di rilassarci e poi torniamo al centro e invertiamo, andiamo a portare l'orecchio destro e sinistro verso la spalla sinistra, inspiriamo, andiamo indietro, orecchio destro, spalla destra, espirando portiamo il mento verso lo sterno. Ancora, orecchio sinistro, spalla sinistra, vado indietro, orecchio destro, spalla destra e vado in avanti. Lo ripetiamo ancora 3 volte. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, la nostra attenzione al respiro e inspiriamo ed espiriamo sempre dal naso. Un'ultima volta. Centro, da qui inspiro, braccio destro che sale verso l'alto, con la mano destra vado ad agganciare l'orecchio sinistro e espirando porto leggermente la testa verso la spalla, l'orecchio destro scende verso la spalla destra, senza fare pressione, accompagna soltanto il movimento. E siamo qui per qualche respiro, chiudiamo gli occhi. Cerchiamo di mantenere sempre la nostra attenzione al respiro. Inspiro, mi sollevo il braccio, espirando lascio andare. Lo ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, braccio sinistro verso l'alto, mano sinistra afferra l'orecchio destro e espirando vado ad avvicinare l'orecchio sinistro alla spalla sinistra. Semplicemente con la mano accompagno il movimento, la schiena rimane dritta, le spalle sono rilassate, la mia attenzione è sempre rivolta al respiro. Cerco di sentire le sensazioni del mio corpo. Inspiro,
sollevo il braccio e torno su con la testa, espirando lascio andare il braccio. Ritorno con le braccia, con le mani sulle ginocchia, da qui inspiro, vado in avanti con il petto, espirando vado indietro. Ancora, inspiro, spingo il petto in avanti, espirando arrotondo la colonna e vado indietro. Inspiro, petto in avanti, espirando vado ad inarcare la colonna indietro. Ancora due. Cerchiamo di sentire tutto l'allungamento della colonna. E poi adesso andiamo a fare delle rotazioni, quindi portiamo il petto in avanti, andiamo verso destra, andiamo ad inarcare la schiena indietro, portiamo il petto verso sinistra e torniamo in avanti. Ancora, lo ripetiamo. Cerchiamo di spingere bene il petto in avanti, di fare le nostre rotazioni verso destra. Sentiamo la schiena che si allunga. E poi torniamo al centro e da qui inspiro, vado avanti, vado verso sinistra, espiro, arrotondo la colonna da dietro. E poi vado verso destra e torno al centro, di nuovo vado a sinistra, indietro, verso destra e torno in avanti, ancora due volte. Cerchiamo di fare un movimento ampio. E poi torno al centro, ritorno in posizione neutra, vado a stendere le gambe davanti a me con i piedi a martello, con le punte dei piedi rivolte verso di me, le mani possono stare a terra sul tappetino, le spalle sono sempre rilassate, la schiena è dritta, da qui inspiro stando le punte dei piedi in avanti, espirando vado a portare le punte dei piedi verso di me, ancora inspiro stando le punte in avanti, le gambe sono attive, tese, espirando porto le punte dei piedi verso di me. Ancora, la schiena è dritta, le spalle sono rilassate, ancora due volte, l'ultima, e poi da qui andiamo a fare delle rotazioni, portiamo i talloni, rimangono uniti, andiamo ad aprire le punte dei piedi verso l'esterno, le stendiamo in avanti e poi torniamo su, inspiro, vado giù, espiro, torno su, ancora, cerchiamo anche qui di fare un movimento ampio, controllato sempre dal nostro respiro, ancora due, e poi torno. Adesso da qui andiamo a piegare la gamba destra, portiamo, andiamo ad afferrare la gamba con entrambi i gomiti, vado a staccare il piede da terra, la schiena rimane dritta, da qui inspiro, stendo la gamba verso l'alto, espirando la riporto giù, ancora inspiro, stendo, espiro, torno giù, le spalle sono rilassate, lontane dalle orecchie, ancora due, l'ultimo, e lascio e ripetiamo dall'altro lato, la gamba che rimane a terra rimane attiva, quindi il piede è sempre rivolto con la punta verso di me, vado ad agganciare la gamba sinistra, stacco il tallone, la piega pianta del piede da terra, inspiro, stendo la gamba, inspirando, torno giù, inspiro, stendo, espiro, torno giù, inspiro, stendo, espiro, torno giù. Ancora due, l'ultimo, e poi torno ad incrociare le gambe e da qui vado a stendere le braccia davanti a me, vado ad afferrare con la mano sinistra la mano destra e tiro leggermente la punta delle dita verso di me. Le spalle anche qui rimangono rilassate, la schiena è dritta.
basso, questa volta con la mano sinistra andò a spingere la punta delle dita sempre verso di me, però questa volta sarà rivolta verso il basso. Manteniamo sempre la nostra attenzione al respiro e poi andiamo a cambiare la mano destra, spinge la mano sinistra, il braccio è allineato con le nostre spalle e poi andiamo a ruotare la mano sinistra verso il basso e con la mano destra andiamo sempre a spingere le dita verso di noi. Inspiro ed espiro, lascio. Adesso andiamo a sollevare il braccio destro, andiamo a portare la mano dietro il braccio e da qui ho diverse opzioni, o con la mano sinistra mi vado ad aiutare per spingere il polso e il gomito del braccio destro indietro, oppure vado a ruotare la mano sinistra dietro e se riesco vado ad afferrare con la mano sinistra la mano destra. Altrimenti posso afferrare la maglietta, oppure l'opzione di prima, spingo con la mano sinistra il gomito indietro. La schiena rimane dritta, quindi non vogliamo stare così, piuttosto che stare così andiamo ad aprire in questo modo. Siamo qui ancora 3 respiri. 2 e l'ultimo, inspiro, espirando sciolgo, lo ripetiamo dall'altro lato, quindi inspiro, braccio sinistro verso l'alto, porto la mano dietro le spalle e da qui posso andare o con la mano destra a spingere il gomito del braccio sinistro indietro, oppure vado a ruotare il braccio destro dietro e cerco di afferrare con la mano destra la mano sinistra. La schiena è sempre dritta, le spalle rilassate, la nostra attenzione focalizzata al respiro. Ancora 2 respiri. E inspiro, espirando, sciolgo. Andiamo a ruotare le spalle, facciamo delle rotazioni indietro, quindi inspiro, porto le spalle in avanti, in alto, espirando le porto indietro. Cerchiamo di fare delle rotazioni ampie, sempre seguendo il nostro respiro. Ancora 2. L'ultimo e poi cambiamo il verso della rotazione, quindi inspiriamo, portiamo le spalle indietro, le solleviamo in alto, espirando le portiamo davanti a noi. Anche qui facciamo dei movimenti ampi, seguendo il nostro respiro. Ancora 2, l'ultimo e poi sciolgo. Da qui portiamo le mani avanti, ci diamo uno slancio e veniamo su, ci portiamo in posizione quadrupedica, quindi portiamo le ginocchia alla stessa altezza delle anche. I polsi sono sotto le spalle e da qui andiamo a sciogliere la schiena, quindi inspiriamo, andiamo a portare il bacino verso il basso, il sguardo che sale verso l'alto, le mani spingono forte sul tappetino, quindi non dobbiamo collassare, ma le spalle sono attive e poi espirando vado ad inarcare la schiena verso l'alto, porto il mento verso l'esterno, gli scapoli che si vogliono allontanare tra di loro. Ancora, inspiro, inarco la schiena verso il basso, bacino che scende, sguardo che sale ed espiro, schiena che si inarca verso l'alto, mento verso l'esterno, le scapoli che si allontanano. Continuiamo così, seguendo il nostro respiro, cerchiamo di fare un movimento ampio, di allungare il più possibile la colonna. Ancora 2. L'ultima. E poi torniamo in posizione neutra. Da qui andiamo a fare dei movimenti in avanti con
il busto, quindi le spalle vanno oltre le mani, espirando vado a portare il sedere indietro sui talloni, ancora, andiamo così a lavorare sull'articolazione dei polsi, ancora due, e poi ritorno in posizione centrale, andiamo a ruotare le mani verso l'esterno del tappetino e questa volta andiamo a fare un movimento verso destra e verso sinistra. Inspiro al centro, espiro vado a destra, inspiro, espiro vado a sinistra. Cerchiamo sempre di fare i nostri movimenti seguendo il respiro. Questo ci aiuta a sciogliere i muscoli e a portare l'ossigeno lì dove abbiamo bisogno. E poi da qui ci andiamo a sedere sui talloni, incrociamo le mani, ruotiamo i polsi in una direzione, poi li ruotiamo nell'altra. E poi da qui andiamo a stendere le braccia davanti a noi, portiamo la fronte verso il tappetino e stiamo qui per qualche respiro. Cerchiamo di stendere bene le braccia davanti a noi e di spingere il sedere sui talloni. Inspiro, ritorno su, mi riporto in posizione quadrupedica. Da qui inspiro, apro il braccio destro verso l'alto, espirando vado a portare il braccio destro sotto il sinistro, poggio la spalla a terra, lamento la guancia, l'orecchio a terra e con il braccio sinistro continuo a spingere sul tappetino. Siamo qui per qualche respiro. E poi andiamo a stendere il braccio sinistro davanti a noi. Riporto il braccio sinistro in posizione, mi aiuto con il braccio sinistro a venire su, ritorno in posizione quadrupedica e da qui inspiro, sollevo il braccio sinistro verso l'alto, espirando lo vado a portare sotto il braccio destro, poggio la spalla a terra, la guancia a terra e da qui continuo a spingere con la mano a destra sul tappetino. Siamo qui ancora per due respiri e poi andiamo a stendere il braccio destro davanti a noi. Inspiro, riporto la mano destra in posizione e espirando ritorno su. Adesso da qui andiamo a portare le mani leggermente oltre le spalle, punti e piedi a terra e inspirando andiamo a staccare il ginocchio dal tappetino, spingiamo con le mani indietro per avvicinare il petto verso le ginocchia e poi da qui inspiro, espirando cerco di stendere entrambe le gambe, di portare i talloni verso il pavimento. Le gambe sono aperte più o meno alla stessa ampiezza del bacino. Andiamo a piegare prima la gamba destra e poi inspiro, espiro, piego la sinistra. Lo facciamo per un po'. Pedaliamo con le nostre gambe in modo da sciogliere bene le gambe. Con le mani spingo sempre forte sul tappetino, la testa è tra le braccia. E poi inspiro, piego entrambe le ginocchia, espirando cerco di stendere entrambe le gambe per portare i talloni verso il tappetino. Siamo qui ancora per due respiri. Poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, prima un piede, poi l'altro, mi porto tra le mani e mi chiudo giù. Vado, posso stare con le ginocchia piegate come preferisco oppure con le gambe estese, cercando sempre di portare il petto verso le gambe. La
lascio andare la testa, il collo, le spalle, vado ad afferrare con le mani i gomiti opposti, sto qui per qualche respiro, mi posso dondolare verso destra e verso sinistra. Mi abbandono completamente alla gravità. E poi da qui ritorno in posizione centrale, lascio andare le mani verso il tappetino, inspiro, schiena parallela al pavimento, posso tenere le mani sulle tibie, sulle ginocchia, dove voglio, espirando mi chiudo giù, porto il petto verso le gambe e ispirando, partendo dal bacino, schiena dritta, vengo su, le braccia mi salgono, mani che si uniscono verso l'alto, espirando lascio andare le braccia lungo i fianchi. Adesso da qui manteniamo i piedi aperti più o meno alla stessa ampiezza delle anche. Inspiro, vado a portare le braccia verso l'alto, afferro con la mano destra il polso sinistro e espirando vado ad allungarmi verso destra e cerco di portare lo sguardo oltre il braccio sinistro. Quindi non mi devo chiudere, ma devo andare ad aprire il petto, rimane verso punta, verso l'alto. Sentiamo tutto l'allungamento sulla parte sinistra. E poi inspiro, torno al centro, espirando, sciolgo. Lo ripetiamo dall'altro lato, quindi inspiro, mani, braccia che salgono, vado a afferrare con la mano sinistra il polso destro. Espirando, vado ad allungarmi verso sinistra. Anche qui stiamo attenti a non chiuderci, ma il petto rimane aperto. Inspiro, torno al centro. Espirando, sciolgo. Mi porto nella posizione iniziale nel tappetino, inspiro, braccia che salgono verso l'alto, espirando, partendo dai fianchi, la schiena è dritta, vado giù, mi piego, porto il petto verso le cosce, mi chiudo giù, inspiro, schiena parallela al pavimento, espirando, piego le ginocchia, punto le mani, porto le mani a terra, prima un piede, poi l'altro, vado indietro, posizione della panca, da qui ginocchia a terra, con i gomiti stretti scendo giù, ginocchia, mento, petto a terra, scivolo sul tappetino, mani sotto le spalle, dorso del piede a terra, ruoto le spalle indietro, inspiro, vengo su per il cobra, espiro, vado giù. Adesso andiamo ad aprire le mani, le portiamo oltre il tappetino, sempre la stessa linea con le spalle. Da qui inspiro, salgo, espiro, vado giù. Inspiro, salgo, la testa è l'ultima che sale, espiro, vado giù, ancora, inspiro, espiro, vado giù, ancora due volte, inspiro, espiro, vado giù, l'ultima, rimaniamo qui per qualche respiro, cerchiamo di spingere sui polpastrelli, inspiro, espiro, vado giù, portiamo la fronte sulle mani, siamo qui per qualche respiro, e poi riportiamo le mani sotto le spalle, inspiro, vengo su per il cobra, espiro, vado giù, punto i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, vado indietro nel cane a faccia in giù, quindi spingo il sedere indietro verso l'alto, cerco di stendere le gambe, anche qui se in questa posizione non riesco a stendere le gambe, sto con le ginocchia applicate, ma cerco di spingere il petto verso le gambe. Siamo ancora qui per due respiri. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, prima un piede, poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro, schiena parallela al pavimento, espiro, di nuovo mi chiudo giù, inspiro, braccia verso l'alto,
Espirando di nuovo, mi chiudo giù, petto verso le gambe, inspiro, schiena parallela al pavimento, espirando, piego le ginocchia, poggio le mani a terra, piego un piede con l'altro, posizione della panca, da qui, ginocchia a terra, gomiti stretti, petto, mento a terra, scivolo sul tappetino, ruoto le spalle indietro, inspiro, super il cobra, glutei stretti, espiro, vado giù, punto i piedi a terra, inspiro, vado sulle ginocchia, espirando, vado nel cane a faccia in giù. Da qui, inspiro, gamba destra che sale, cerco di spingere bene la gamba verso l'alto senza aprire il bacino, quindi il bacino rimane parallelo al pavimento. Da qui vado a piegare il ginocchio, questa volta vado ad aprire l'anca, quindi cerco di spingere il dorso del piede destro verso i glutei. E poi riallineo la gamba e espirando vado a portare il ginocchio verso il gomito destro e poi vado a portare il piede destro all'esterno della mano destra. Da qui inspiro, spingo in avanti, espirando vado a stendere la gamba e a portare il bacino indietro. Ancora, inspiro, vengo avanti, espiro, vado indietro. Facciamo questo movimento seguendo sempre il nostro respiro. E poi torno in posizione, da qui inspiro, apro il braccio destro verso l'alto, lascio che il ginocchio destro vada verso l'esterno, il piede destro punta sul poggia sul taglio esterno del piede, apro il petto verso l'alto e poi vado a appoggiare la mano sul ginocchio destro e cerco di spingere il ginocchio verso l'esterno. Inspiro, riporto le mani a terra, punto il piede dietro, stacco il ginocchio, espirando vado a portare la gamba indietro e mi ritrovo di nuovo nel cane a faccia in giù. Siamo qui per due respiri. Ancora un respiro. E poi da qui inspiro, sollevo la gamba sinistra, bacino parallelo pavimento, vado ad aprire e piegare il ginocchio sinistro, apro l'anca, porto il tallone, spinge verso il sedere, spingo forte con entrambe le mani sul tappetino, da qui riallineo il bacino, stendo la gamba, espirando vado a portare il ginocchio verso il gomito destro, sinistro e poi poggio il piede a terra oltre la mano sinistra e poggio il ginocchio destro a terra. Da qui inspiro, spingo in avanti, espirando, stendo la gamba sinistra e spingo il bacino indietro. Ancora espiro, vado in avanti, espirando, vado indietro. In questa posizione possiamo aiutarci con i nostri blocchetti yoga se per noi è troppo difficile o faticoso. Oppure possiamo servirci dei libri. E poi da qui andiamo a portare, ad aprire il ginocchio verso l'esterno. Il piede poggiato sul taglio esterno del piede. Inspiro, apro il braccio sinistro verso l'alto. E poi inspiro, espirando, vado a portare la mano sinistra sul ginocchio e cerco di spingere il ginocchio verso l'esterno. La mano destra a terra è attiva. E se voglio guardo verso l'alto. Da qui inspiro. Torno al centro.
centro, porto le mani a terra, punto il piede dietro, porto il piede sinistro dietro e di nuovo mi ritrovo nel cane a faccia in giù. Inspiro di nuovo, gamba destra che sale, espirando, piego il ginocchio sinistro, guardo tra le mani e porto questa volta il piede tra le mani. Lo sistemo in modo che la caviglia sia allineata con il ginocchio. Da qui cerco di aprire il petto, posso sempre servirmi dei miei blocchetti, dei miei mattoncini di yoga e come prima inspiro, spingo il bacino in avanti, espirando, stendo la gamba, sollevo la punta del piede da terra e vado indietro e di nuovo inspiro, vado avanti, espiro, vado indietro. Stendiamo la gamba, cerchiamo di tenere la schiena allungata. Ancora due. L'ultimo. E questa volta rimaniamo per qualche respiro in posizione. Stiamo qui, schiena dritta, inspiro, apro il petto, espirando, vado giù, porto il petto verso la coscia. Di nuovo, inspiro, espiro, vado giù. Inspiro, salgo, apro il petto, espiro, stendo la schiena, vado giù. L'ultimo, inspiro, espiro e rimango qui per qualche respiro. Inspiro, riporto il piede a terra, poggio le mani a terra, stacco il ginocchio sinistro da terra, espirando vado a portare il piede indietro e di nuovo mi ritrovo nella posizione del cane a faccia in giù. Sto qui per due respiri e poi inspiro, gamba sinistra che sale, le anche allineate al pavimento, inspiro, vado sulla punta del piede destro, piego il ginocchio e vado a portare il piede a terra tra le mani. Sistemo la caviglia allineata con il ginocchio, apro il petto, spingo il bacino in avanti, inspiro e espirando vado indietro, stacco la punta del piede sinistro dal tappetino, torno avanti, inspiro, espirando di nuovo vado indietro, piede flex, inspiro, tutta la pianta del piede a terra, apro il petto, espirando, spingo il bacino indietro, ancora due. E poi rimaniamo qui, da qui, inspiro, apro il petto, allungo la schiena, espirando vado a portare il petto verso la gamba, inspiro, apro il petto, espiro, vado giù. Di nuovo, inspiro, apro il petto, espirando il petto, schiena, guardo il petto sopra la gamba. L'ultimo e rimaniamo giù per qualche respiro. Cerchiamo di aiutarci con il respiro per appiattire e allungare la schiena. E poi da qui, inspiro, torno avanti, vado a portare le mani a terra sul tappetino, punto il piede dietro, inspiro, espirando, vado a portare il piede dietro e mi ritrovo di nuovo nel cane a faccia in giù. Siamo qui per due respiri. Da qui inspiro, espirando, vado a portare le ginocchia sul tappetino, incrocio i piedi dietro, vado a portarmi seduta sui talloni, vado a portarmi seduto sul tappetino e porto estendo le gambe davanti a me. Adesso da questa posizione rimaniamo con le gambe attive, punta dei piedi verso di noi, la schiena è dritta, le spalle sono rilassate, poggiamo le mani a terra sul tappetino accanto ai glutei e siamo qui per qualche respiro. Tutta la muscolatura è attiva, sentiamo il lavoro fatto finora.
Inspiro, porto le braccia verso l'alto, espirando vado ad allungarmi in avanti per portare la pancia sopra le gambe e poi dove arrivo posso afferrare la tibia, la caviglia, l'esterno dei piedi oppure posso aiutarmi con, se ho una cintura yoga oppure anche una cinta di un accappatoio, la metto dietro e mi aiuto per scendere con la schiena dritta. Quindi da questa posizione porto la mia cinta dietro i piedi e cerco di spingere per allungarmi e portare la pancia sopra le gambe. E siamo qui per parte del respiro. Cerchiamo sempre di aiutarci con l'espirazione per scendere un po' di più e per allungare la schiena. Guardiamo verso la punta dei piedi. Rimaniamo con la nostra attenzione focalizzata al respiro. E poi inspiro, allungo la schiena, espirando sciolgo. Adesso andiamo a piegare a piegare la gamba destra, la portiamo a 90 gradi e da qui, come prima, inspiro, braccia verso l'alto, espirando mi allungo in avanti e anche qui dove riesco, l'importante è cercare di allungarsi mantenendo la schiena dritta e portando la pancia verso la gamba. Cerchiamo di sciogliere eventuali tensioni sempre con il respiro. Cerchiamo di rilassarci nelle varie posizioni in modo che questo ci aiuta per allungarci. Inspiro, torno su, espirando, sciolgo. Adesso portiamo il busto in direzione diagonale, al centro dell'angolo formato tra le gambe. Da qui inspiro, braccia verso l'alto, espirando vado ad appoggiare le mani a terra e cerco semplicemente di allungarmi con la schiena. Non importa dove arriviamo, quello che vogliamo fare è soltanto cercare di allungare la schiena in modo da portare. Anche qui quello che dobbiamo fare è come se volessimo scendere sempre con la pancia verso il tappetino. Inspiro, torno su, espiro, sciolgo e lo ripetiamo dall'altro lato. Da qui vado quindi a piegare la gamba sinistra dietro, mi sistemo in modo che sia che il mio busto sia allineato con la gamba. Inspiro, braccio verso l'alto, espirando, scendo portando la pancia sopra la gamba, la schiena che si allunga e mi aiuto ad ogni espiro per aumentare un po' di più l'allungamento. Quindi inspiro, allungo, espirando, cerco di scendere un po' di più. Cerchiamo sempre di fare qualsiasi movimento controllato dal respiro e di portare il respiro laddove sentiamo eventuali tensioni in modo da scioglierle. Inspiro, allungo la schiena, espirando, sciolgo. Adesso di nuovo mi porto con il busto in diagonale, da qui inspiro, braccio verso l'alto, espirando, porto le mani a terra, la schiena è dritta e cerco di spingere la pancia verso il pavimento, cercando di rimanere su con la schiena dritta. La gamba a terra è attiva, punta del piede rivolta verso di noi. Inspiro, cammino con le mani indietro, espirando sciolgo la posizione.
Adesso andiamo ad aprire entrambe le gambe e da qui andiamo a inspirare, braccia verso l'alto, espirare, scendiamo giù, di nuovo, inspiro, vengo su, espiro, vado giù. I piedi a terra rimangono attivi, le punte rivolte verso l'alto, quindi non vado a chiudere le gambe. Ancora due, l'ultimo, e poi torno su e sciolgo. Da qui inspiro, vado a portare la mano destra a terra sul tappetino. Inspiro, braccio sinistro verso l'alto, espirando cerco di allungarmi verso destra. O rimango in questa posizione se sento che per me è tanto, oppure se riesco vado a portare tutto l'avambraccio a terra. Cerco di allungarmi e senza chiudere la spalla, il petto, quindi questa spalla rimane aperta. Se riesco vado ad afferrare il piede destro e porto il mio sguardo verso l'alto. Cerchiamo anche qui di aiutarci sempre con il respiro per entrare di più nella posizione. Le punte dei piedi che guardano verso l'alto. Inspiro, ritorno su, espirando sciolgo. Lo ripetiamo dall'altro lato, quindi come prima portiamo la mano sinistra a terra sul tappetino. Inspiro, braccio destro che sale, espirando mi allungo verso destra. Quindi se per me già questo è intenso, rimango così, cerco di aprire la spalla, di allungare il braccio è teso, la mano attiva, altrimenti vado ad appoggiare l'avambraccio a terra, mi allungo, se riesco afferro il piede destro, cercando di aprire comunque la spalla destra. E di guardare verso l'alto. Aiutiamoci sempre con il respiro. Ancora due respiri. L'ultima. E poi inspiro. Torno al centro, espirando, sciolgo. Unisco di nuovo le gambe tra di loro e di nuovo inspiro, braccio verso l'alto, espirando mi allungo davanti e vedo se questa volta riesco a scendere un po' di più. Cerchiamo sempre di pensare di voler portare la pancia sulle gambe, di allungare, appiattire la schiena. Inspiro, mi allungo, espirando, sciolgo. Adesso andiamo a portare le piante dei piedi a terra, le ginocchia sono piegate, stendo le braccia davanti a me, la schiena è dritta, il petto aperto. Inspiro, espirando, scendo piano piano con la schiena dritta per portare la schiena a terra sul tappetino. E poi una volta qui vado a portare la caviglia sinistra sopra il ginocchio, la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro, con la mano destra spingo il ginocchio lontano da me e sto qui per qualche respiro. Il piede del piede destro è a martello. E poi inspiro, vado a staccare il piede sinistro, sollevo la gamba verso l'alto, con entrambe le mani vado ad afferrare dietro il ginocchio sinistro e cerco di spingere il gamba verso di me e allontanare però il ginocchio destro da me. Inspiro, espirando, riporto la pianta del piede a terra,
apro le braccia lateralmente e così come sono lascio cadere le gambe verso sinistra e porto il mio sguardo verso destra. Le spalle rimangono a terra sul tappetino. Cerco di mantenere sempre la mia attenzione sul respiro. E poi inspiro, torno al centro, espiro e sciolgo. E questa volta andiamo a portare la caviglia sinistra sopra il ginocchio destro. Con la mano sinistra spingo il ginocchio sinistro lontano da me e sto qui per qualche respiro. Inspiro, sollevo la gamba verso l'alto, vado ad abbracciare con entrambe le mani il ginocchio, dietro il ginocchio destro, con l'abbraccio sinistro mi aiuta a spingere il ginocchio sinistro lontano da me e cerco invece di spingere la gamba destra verso di me. Rimaniamo focalizzati sul nostro respiro, cerchiamo di aiutarci sempre con il respiro per sciogliere le tensioni. E poi inspiro, espirando vado a portare la pianta del piede a terra, sciolgo e vado ad aprire le braccia lateralmente. E poi espirando lascio cadere le gambe verso destra e porto lo sguardo verso sinistra. Cerchiamo di rilassare il respiro. Alto, espirando sciolgo la posizione e questa volta inspiro, espirando vado ad abbracciare le ginocchia verso il petto. Cerchiamo di rimanere a terra con la zona lombare e di prendere le ginocchia verso il petto. Ci possiamo dondolare verso destra e verso sinistra in modo da massaggiare la schiena. E poi ci fermiamo in posizione centrale, andiamo ad aprire le braccia lateralmente, inspiriamo e espirando lasciamo cadere le gambe verso destra e giriamo lo sguardo verso sinistra. Le spalle rimangono a terra sul tappetino. Inspiro, torno al centro, espirando andiamo dall'altro lato e portiamo lo sguardo verso destra. Inspiriamo, riportiamo le gambe verso l'alto, espirando andiamo di nuovo ad abbracciare, a spingere verso il petto. E poi inspiro, portiamo la fronte verso le ginocchia, finiamo un grande abbraccio, espirando riportiamo la testa a terra sul tappetino, stendiamo le gambe sul tappetino, lasciamo che le punte dei piedi cadano naturalmente verso l'esterno. Le braccia sono distese lungo i fianchi, dorso della mano a terra, palmi verso l'alto, chiudiamo gli occhi e iniziamo a portare la nostra attenzione al respiro. Rilassiamo i muscoli del viso, rilassiamo le spalle, le braccia, le mani, rilassiamo le gambe, i piedi. Sentiamo la pancia che si gonfia quando espiriamo e che si sgonfia quando espiriamo.
Lasciamo andare ogni pensiero, se qualche pensiero arriva, riportiamo la nostra attenzione al respiro. Sentiamo il respiro diventare sempre più profondo e il nostro corpo che si abbandona completamente sul tappetino. Quando ci accorgiamo che non siamo più in grado di gestire o cambiare una situazione, vuol dire che è arrivato il momento di cambiare noi stessi. Piano, riprendiamo il contatto con il nostro corpo, la nostra attenzione rivolta al respiro, iniziamo a muovere le dita delle mani, i piedi, portiamo le braccia oltre la testa per stirarci e poi sempre con gli occhi chiusi ci giriamo sul fianco destro, siamo qui per qualche respiro, ci prendiamo il tempo per ringraziarci per questa pratica, per il tempo che abbiamo dedicato a noi stessi. Ci aiutiamo con la mano sinistra per venire su, con gli occhi chiusi, ci mettiamo seduti con le gambe incrociate, mani sulle ginocchia, schiena dritta, spalle rilassate, l'attenzione sempre rivolta al nostro respiro. Portiamo le mani in preghiera davanti al petto. E portiamo alla fronte per ricordarci di avere pensieri gentili, alle labbra per ricordarci di avere parole gentili e al cuore per ricordarci di avere intenzioni gentili. Sprofondiamo tra loro i palmi delle mani e poi li portiamo sugli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle,